Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Marco Polo. Di recente abbiamo parlato del ritrovamento del suo testamento grazie a una causa civile intentata dalla figlia Fantina. E allora conosciamo Marco Polo, che fu uno dei più grandi esploratori di tutta la storia. Nacque a Venezia nel 1254. Oltre che esploratore, fu ambasciatore, consigliere e anche scrittore. Proveniva da una famiglia di patrizi e mercanti che esercitavano, nonostante il titolo, l'attività della mercatura. Marco Polo, con il padre Nicolò e con Matteo, nel 1271 partono per l'Oriente. Marco aveva solo 17 anni. Si trattò di un viaggio lungo, rischioso, impegnativo, infatti vi arrivarono dopo 3 anni. Percorsero l'Anatolia, l'Armenia, la Persia, poi ancora il deserto del Gobi, il fiume Giallo, finché arrivarono nell'antica Pechino. Qui Marco si ambientò facilmente, apprese la lingua e venne a contatto con quello che è stato il condottiero più famoso, Kublai Khan, che diventerà successivamente il fondatore del primo impero cinese. Marco conquista la fiducia del fondatore e gli assegna particolari missioni, particolari compiti, in modo tale che gli permette di conoscere vita, cultura, uso e costumi della comunità cinese. Resterà in Cina per 24 anni e farà ritorno nella sua Venezia nel 1295, tant'è che molti veneziani non lo riconoscevano più. Successivamente si dedica a quella che è stata la guerra navale con Curzola e viene fatto prigioniero. Siamo nel 1298. È trasferito nelle prigioni di Genova e qui compagno di cella è Rustichello di Pisa, al quale racconta la sua permanenza in Cina. E Marco ha l'idea di scrivere un libro della sua esperienza e lo detta a Rustichello. E quindi ecco che abbiamo il libro Il Milione. Il Milione diventa un documento importante, il primo, che permette di conoscere la società del mondo, usi e costumi della società del mondo orientale. Questo libro sarà importante poi anche per Cristoforo Colombo, per Fra Mauro che appunto realizza il mappamondo famoso e per tutti quei viaggiatori e esploratori che si recheranno nel mondo orientale. Marco Polo nella vita privata sposa Donata Badoer, la coppia ha 3 figlie, Fantina, Bellella e Moretta, e quindi ecco che abbiamo così un quadro più completo di questo grande esploratore passato alla storia.